Ciao ragazzi e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video un pochino chiacchiericcio perché appunto vi devo parlare un po' di cose mie più personali. Non sono abituata a farlo, però appunto stavolta ci sta. E come tutti saprete ormai ho fatto questo nuovo tatuaggio qui sull'avambraccio. Eccolo qui, che raffigura praticamente un teschio di bufalo. E poi come decorazione ci sono delle rose in cima alla testa, tra le corna, un gioiellino sulla fronte del bufalo e poi c'è questa scritta coraggio. E diciamo che tutto il tatuaggio ruota intorno a questo significato. Il teschio di bufalo è un'iconografia che mi rappresenta tantissimo come persona e mi piace anche ovviamente come esteticamente, come immagine, mi piace davvero tanto. Il teschio di bufalo è presente in tantissime culture, sia nell'oroscopo cinese, sia nelle culture Tao, nella cultura degli indiani d'America e significa proprio forza e coraggio, in particolare la forza di dominare gli istinti più infimi dell'uomo, gli istinti animali, in modo tale da insomma, far prevalere la propria natura umana e quindi vincere, non farsi prendere dagli istinti, ma insomma, dare sempre ascolto o comunque cercare di dare ascolto alla ragione in modo tale da raggiungere i propri obiettivi, da vincere le proprie battaglie con successo. E in particolare la descrizione che fa l'oroscopo cinese del segno del bufalo mi rappresenta tantissimo, rappresenta il motivo per cui ho deciso di fare questo tatuaggio. Vi leggo qualcosa da internet. Il bufalo pondera attentamente prima di passare all'azione, ma quando lo fa, niente e nessuno lo ferma. Punta direttamente al traguardo prefissato, con tenacia e pazienza senza uguali. Una volta presa una decisione, è impossibile fargli cambiare idea. Pochi altri sanno lavorare duramente come lui, che peraltro preferisce attività indipendenti, mal sopportando ordini e imposizioni da chi che sia. Questa sono io praticamente. Dietro la tranquilla facciata si cela una furia senza pari, pronta a scatenarsi in modo radicale contro chi dovesse abusare della sua fiducia. Offeso, incassa molto bene, almeno in apparenza, vabbè. Diciamo che la caratteristica che a me interessa è quella della forza e del coraggio di perseguire i propri obiettivi e di raggiungerli, di non fermarsi davanti a niente e a nessuno. E infatti ho fatto questo tatuaggio perché ho raggiunto l'obiettivo che mi ero prefissata di raggiungere 5 anni fa, forse anche 6 anni fa, insomma avevo 17-18 anni quando ho deciso di fissarmi questo obiettivo e di raggiungerlo. Qual è questo obiettivo? Io ho fatto un percorso di studi particolare, mi sono laureata in design per la moda. Quindi la branchia del design che appunto si occupa della progettazione nel campo della moda, perché il mio più grande sogno è diventare una stilista. E il mio sogno e il mio obiettivo era quello di andare a studiare in un college prestigioso in Inghilterra. E sono entrata in questo college, non ci credevo, ancora non ci credo perché comunque è una scuola molto importante, è difficilissimo entrare lì, già si sa che i college inglesi in generale sono molto selettivi, sono molto rigidi nello scegliere i propri studenti e questa scuola in particolare è tra le più importanti nel campo della moda, quindi quando sono stata ammessa io non ci credevo proprio. E quindi da qui ho deciso di fare, quando ho saputo di essere stata ammessa, ho deciso di fare questo tatuaggio che appunto per me rappresenta da un lato la forza, comunque sono stata coerente con me stessa in questi 6 anni, cioè sono riuscita ad arrivare al mio obiettivo, ho fatto di tutto, mi sono impegnata tantissimo, non mi sono fermata di fronte a niente e ho dovuto comunque fare diverse battaglie perché comunque ho scelto un percorso non facile da tanti punti di vista e difficile da accettare magari anche da un genitore che lo vede come un qualcosa di impossibile alla fine. Comunque la moda è sempre un mondo che
non è conosciutissimo e si è sempre la paura poi magari di non trovare lavoro. E anche per quello che io volevo studiare in una scuola importante, proprio per avere anche più possibilità, ovviamente a livello lavorativo, un domani. Comunque alla fine ce l'ho fatta, sono stata molto molto soddisfatta di me stessa, non credevo di riuscirci davvero, però insomma ci sono riuscita. E questo cosa vuol dire? Che da settembre andrò a vivere in Inghilterra, mi trasferirò lì, in una città proprio a mezz'ora da Londra, si chiama Rochester, è sul mare, una cittadina medievale bellissima. E insomma studierò in questo college molto importante. E sono davvero molto felice, sarà un cambiamento radicale, quindi ci vuole coraggio, ecco, anche per quello mi sono scritta questa parola qui perché questa parola mi ha accompagnato in tutti questi anni, ogni volta che mi sentivo giù, pensavo di non farcela, magari qualcosa mi si metteva contro quello che dovevo raggiungere. Pensavo a questa parola, la parola coraggio, la scrivevo, la disegnavo, la coloravo, la ripetevo a me stessa, coraggio, 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 e alla fine mi ha aiutato tanto, è una specie di mantra per me la parola coraggio, e quindi per quello ho deciso, no, basta, me la devo tatuare perché mi devo sempre ricordare di avere coraggio. E quindi niente, adesso mi trasferirò in Inghilterra, sarò lì per un anno perché farò la specialistica a tempo pieno, che appunto dura soltanto un anno, però è a tempo pieno, quindi praticamente andrò all'università anche ad agosto, però sono contenta, ho scelto io di farla a tempo pieno perché c'era anche il part-time che equivale praticamente alla nostra specialistica standard di 2 anni, però preferisco fare un anno bello concentrato e tornare a casa insomma il prima possibile, anche se ovviamente poi non so se riuscirò a lavorare in Italia, lo spero tanto. Non sarà facile stare lontana da casa, allontanarmi dagli amici e dal fidanzato anche, perché l'ultima news penso che la conoscerete, se mi seguite su Instagram l'avrete capito. E quindi sarà difficile, però è il mio sogno che si avvera, cioè io sono in bilico tra l'entusiasmo e la felicità estrema, perché questo praticamente è il mio sogno di una vita, e dall'altro lato c'ho la tristezza infinita e la depressione, perché comunque sarà dura stare lì e non potrò scendere sempre. Spero di riuscire a tornare a casa almeno una volta al mese. Non sarà facile stare anche in un paese dove nessuno parla la tua lingua, nessuno fa il caffè buono, insomma, mi mancheranno tante cose, mi mancherà la pizza, mi mancherà l'italianità, proprio l'italianità. Poi io sono del sud, quindi sono campana, l'Italia è l'Italia, ecco. Poi vivo in una zona bellissima, sono vicino Salerno, vicino Napoli, la costiera amalfitana, e quindi lasciare tutte queste cose mi pesa tanto, però appunto ritornerò a casa prima o poi. E niente ragazze, volevo aggiornarvi sulla mia vita e anche sul perché ultimamente mi state vedendo poco attiva sul canale e sui social, perché ovviamente manca un mese, io non devo fare un viaggio, ma devo trasferirmi, quindi sto facendo 3.000 cose, sto vedendo tutti i documenti, tutte le cose che servono, le cose che mi devo portare, come me le devo portare in Inghilterra, insomma, veramente un periodo un po' incasinato, anche perché l'università mi ha mandato tutte le informazioni che mi servivano l'altro giorno, comunque, sì, qualche giorno fa, e quindi io mi sono trovata, già ero nel caos, mi sono trovata ancora più incasinata. Comunque, niente. Se voi avete avuto esperienza di studio in Inghilterra, o conoscete qualcuno che studia in Inghilterra o che ha studiato in Inghilterra e avete dei consigli da darmi, per favore scrivetemeli nei commenti, perché io davvero non conosco nessuno che ha studiato in Inghilterra. Ho degli amici che hanno lavorato o che lavorano lì, ma
qualcuno che ha studiato proprio no. Quindi fatemelo sapere appunto se avete dei consigli da darmi, magari ci possiamo scambiare l'email, ci possiamo sentire perché io sono impreparatissima da questo punto di vista. E niente, ragazzi, vi mando un mega bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao bellezze!